Ciao ragazze, oggi un video un po' insolito rispetto al mio canale. Facciamo un What's in my bag, uno dei video che mi divertono di più su YouTube, ma io farò un What's in my zainetto perché è quello che uso tutti i giorni e quindi vediamo un po' che cosa c'è dentro. Allora, lo zainetto che uso è di Yamamai. In realtà non l'ho comprato da Yamamai, ma in un negozio che svendevano cose e c'era questo zainetto che mi piaceva tantissimo. È color verdone. Il verde non è tra i miei colori preferiti nell'abbigliamento, ma questo mi piaceva tantissimo, questo zainetto, anche per questo fioccone davanti. Sì, fiocchi e cuori mi piacciono. Vediamo cosa c'è dentro. C'è una zippona qua sopra dorata. E dentro c'è, vabbè, prima cosa che tolgo è il portafoglio, questo l'ho rubato a mia mamma. E vabbè, non è un What's in my portafoglio, quindi lo mettiamo via. Poi, cosa più unica che rara, i fazzoletti. Io sono uno di quelli che ha un sacco di fazzoletti a casa, pacchetti di fazzoletti a casa tantissimi a non finire, ma nella borsa mai. Però adesso ce l'ho nello zainetto. Poi ho una fantastica penna rosa, questa non mi ricordo, penso me l'abbiano data a una conferenza che sono andata in Olanda, ma non sono sicura, però questa deve essere, aiuto, era la penna che mi hanno dato, dovrebbe essere la marca di un'azienda, Merck, non saprei, non mi ricordo, comunque ce l'ho da tantissimo, è rosa e mi piace. Poi, ovviamente, la crema per le mani all'arnica, adesso quasi quasi me la metto, che sta finendo, infatti la devo cambiare. Scusate, metto la crema. Voi avete la crema per le mani nella borsa? Io sempre, sempre, anche se quando sono fuori non la metto, ce l'ho comunque. Poi, adesso sto così prendendo le cose finché non si asciuga, ma si asciugherà presto. Poi ho il porta occhiali, questo è della Celine, ma dentro non ci sono gli occhiali della Celine ce l'avevo prima, adesso ho gli occhiali da vista comprati su Firmo. Voi avete gli occhiali da vista? Avete questi, i miei occhiali da vista, ne ho 3 o 4 di montature, comunque queste sono quelle che mi piacciono di più ultimamente, quindi sono quelle che utilizzo di più. Voi li avete gli occhiali? Avete mai provato Firmo? A me piace. Poi ho questa, che ci fa una molletta nella borsa. Questa molletta, ovviamente anche qui con giusto un simbolo molto, diciamo, semplice, da tutti i giorni, una corona con i brillantini, si vede, ecco, è una molletta, una semplice molletta che per il bucato, ma io ci ho aggiunto una corona adesiva con i brillantini perché mi piaceva. E questa molletta utile in una borsa, tu non ce l'hai la molletta per i panni in borsa? Questa molletta l'ho utilizzata quando ho fatto il mercatino per qualche settimana fa, ho fatto il mercatino nella mia città e mi è servito per attaccare un foglio sul, insomma, nel gazebo, quindi ho abbellito la molletta per i panni con una corona. Poi vediamo, cioè questo non è un What's in my bag, è un svuota un po' dalla sporcizia allo zainetto. Ovviamente è album, sempre con me, non si sia mai che incontri qualcuno che è ancora una mia cliente, casualmente mi metto davanti a lei a sfogliare l'album. Sì, sempre, sempre, qualsiasi borsa. Poi in tutte le mie borse comunque ci sta l'album, quindi insomma, meglio. Poi c'è una taschetta, vediamo se c'è qualcosa nella taschetta. No, nella taschetta non c'è niente, va così. E poi abbiamo, non contente della penna rosa, non si sa di quale conferenza, di quale azienda, abbiamo la matitina piccola, non dell'IKEA, ma di Mondo Convenienza. Cala punta ancora, non so perché. Poi, una spilla da balia. Questa spilla da balia la uso per il cappotto che indosso, perché è un cappotto di quelli, l'avete visto sicuramente su Instagram, quelli cappotti peluciosi, ecco, davanti mi sta aperto, perché, non so perché, quelli che l'hanno, hanno creato, insomma, il design di questo cappotto, da loro a casa loro fa caldo d'inverno, e quindi hanno fatto questo cappotto solamente con un bottone qua davanti. E io mi andavo sempre con questo collo da fuori, collo, poi fino a qua giù da fuori, e sinceramente se metto un cappotto peluscioso, perché fa freddo, e quindi vorrei avere anche la parte di sopra coperta, e anche se metti la sciarpa comunque non ci stava bene e non faceva così caldo come averlo chiuso. E quindi ho chiuso il cappottone, ma mi sembrava serviva qualcosa da
da fermare e quindi ho comprato questo. In realtà lo vedevo più grande, la spilla da balia, ma a quanto pare mi è stato impossibile trovarlo quando mi serviva e non l'ho ancora trovata. E volevo abbellirla in qualche modo, perché proprio la spilla da balia così, insomma, nuda e cruda non è bellissima, e quindi volevo abbellire qualcosa, magari mettere qualche perlina, qualche, non so, idee, consigli, se li avete ditemeli, perché volevo appunto abbellirla un po', o comunque anche quelle più grandi mi sarebbe piaciuta di più. Comunque per adesso ho questa qui da fermare il cappotto quando lo metto. Il profumo, questo Celle d'Azur, mi piace tantissimo. Questo l'avevo preso nella confezione natalizia, perché i cofanetti di Natale avevano il profumo grande e il profumo piccolo, cioè questo, e anche la crema mani, scusate. Io lo metto anche per stare a casa, comunque il profumo, ma a parte che lavoro da casa, quindi cioè mi preparo anche stando a casa, però lo metto anche a casa perché mi piace proprio profumare di buono. Anche questo mi piace perché è fresco, agrumato e allora vado a periodi per i profumi, non tanto, anche durante il giorno cambio, però vado a periodi. Ci sono delle volte che mi piacciono più profumi pungenti, proprio forti, come questo agrumato, soprattutto all'inizio dell'estate, che adesso non è, però comunque, soprattutto all'inizio dell'estate mi piacciono profumi molto freschi e agrumati. Invece tipo l'inizio dell'inverno, non tanto l'inizio d'inverno, ma proprio quando è inverno, inverno, mi piacciono i vaniglia. A vaniglia, qualsiasi profumo con la vaniglia o alla vaniglia, o che c'è di mezzo la vaniglia, mi piace. Proprio inverno, però tipo dicembre, gennaio, vaniglia proprio. E uso, che qui giustamente non ho da farvi vedere, perché ce l'ho in bagno, Cour de Nuit, il mio francese fantastico, uso quello. Se no, mi piace tipo d'estate qualcosa anche di floreale, più fresco, più anche un'acqua profumata, però in realtà a me piacciono proprio i profumi che si sentono, si chiamano profumi perché devono profumare, si devono sentire, devono, poi cioè devi proprio avere la personalità con il profumo. Con l'acqua profumata sì, ci sta durante il giorno, freschezza, gioiosa, però mi piacciono più i profumi. Poi non c'è molto da ravanare, sinceramente ho quasi finito. C'è un po' di rosmarino. Sì, questo sì. Questo è un po' tipo aiuto. Sì, c'è del rosmarino nella mia borsa, perché l'altro giorno, se mi seguite su Instagram me l'avrete visto, che siamo andati in un villaggio abbandonato con l'agnello. Perché, perché in famiglia abbiamo adottato un agnello. Vieni. E quindi siamo andati a fare una passeggiata in questo villaggio abbandonato, dove ci sono le case, proprio, cioè è un villaggio su una montagna con case, negozi, parchi, c'è anche un campo da tennis abbandonato. Non c'è nulla, non c'è nessuno, ma ci sono ancora le case senza gli abitanti. Quindi siamo, insomma, andati in questo posto, e in questo posto c'erano delle proprio ammazzi, dei cespugli di rosmarino. Ed era incantevole, questo rosmarino bellissimo con dei fiorellini viola, era fantastico. Quindi io zac 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 sono riempita lo zainetto e l'ho tolto, però è rimasto qualcosa, si vede. Questo, il rosmarino, fantastico. Questo è quello che c'è nel mio zainetto, bene. Poi l'ultima cosa che c'è nel mio zainetto è il burro cacao. Questo lo cambio sinceramente, questo è quello alla fragola e fa profumo di fragola, mi piace un sacco. Questo lo lascio a volte anche qui sulla scrivania, lo metto in borsa, comunque sempre questi due li metto sempre insieme, crema mani e burro cacao li metto sempre insieme nella borsa. Poi direi che lo zaino è pulito e abbiamo la taschina davanti qua che si apre con il bottoncino. Vediamo cosa c'è, adesso si è chiuso il bottoncino, apri col bottoncino, vediamo cosa c'è dentro. Nulla, proprio niente. C'è un elastichino, che non so ragazze, se voi usate gli elastici per i capelli, io ho fatto questa scoperta nella mia veneranda età di gli elastichini piccolini, perché io pensavo che questi, cioè sono elastichini proprio da tipo 50 a 1 euro dal cinese,
Questi elastichini qua sono fantastici sia se fai le due trecce, perché rimangono piccolini, fini e non sono come quelli di plastica che ti devi tagliare i capelli una volta che li usi, perlomeno con i miei, ma questi sono perfetti perché appunto non si intrecciano, non si incastrano nei capelli e quindi si possono sfilare tranquillamente. E non sono neanche di quelli grossi, cicciosi, che insomma sono un po' brutti se fai due trecce. E quindi sono perfetti per le treccine, ma sono anche perfetti per una coda, perché riesco a fare benissimo due giri. Quindi ragazzi, andate anche voi dal cinese a comprare questi fantastici elasticini per i capelli. Questo era tutto, adesso metterò a posto la mia bag, il mio zainetto. E ovviamente il catalogo sempre, io lo dico sempre a tutte, non lo dico solo a voi, ma lo metto sempre anche io il catalogo nel mio zainetto, magari il rosmarino e anche la molletta per i panni la lascio fuori, che la metto a posto. E basta, crema dentro borsa e siamo a posto. Grazie per avermi seguito e, nel mio delirio del svuotare il mio zainetto. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale e ti aspetto su Instagram. Ci vediamo su Instagram, su cristina.varone. Se qualsiasi domanda non esitare a chiedermela, sono contentissima di risponderti. Ciao, buona giornata!